18 più compreso. Cerchio Ifior, la via del sorriso attraverso Tullia e Jean. Come abbiamo già detto, nel 1978 Jean improvvisamente provò l'impulso di disegnare e questo ci lasciò alquanto perplessi. Infatti il disegno non era mai rientrato nei suoi interessi, né tantomeno l'arte. Infatti i suoi disegni erano totalmente infantili, come elaborazione e assolutamente privi di tecnica. D'altra parte aveva studiato il liceo classico e quel poco disegno scolastico che aveva fatto l'aveva sempre superato con un 6 regalato dalla bontà dell'insegnante. Fu dunque una sorpresa quando, mentre Fabius raccontava la sua vita nella Roma del primo secolo a.C., egli si mise a disegnare, producendo i ritratti dei vari personaggi che si presentavano nella storia di Fabius, tracciandoli a matita molto velocemente e formandone i lineamenti e il volume dei visi con la tecnica di sfumare il segno della matita con i polpastrelli delle dita. Non erano certamente dei capolavori, ma presentavano delle caratteristiche particolari. Ad esempio, come accadde durante alcune prove fatte con il dottor Ferraro, col quale nel frattempo ci eravamo messi in contatto, alcuni dei visi vennero riprodotti più volte, a distanza di tempo, senza avere sott'occhio gli originali e in grandezze diverse, mantenendo inalterate le fisionomie dei visi. I disegni non erano firmati, quindi non sapevamo a chi attribuire la paternità, anzi la maternità, visto che scoprimmo in seguito che l'autrice era Margeri. Ci fu un periodo di pausa e poi improvvisamente venne eseguita nel giro di pochi giorni tutta un'altra serie di disegni, sempre a matita, però questa volta con soggetti più complessi, paesaggi, corpi, studi divisi in varie prospettive, nature morte, sempre a matita e sempre schizzati ad alta velocità. La spiegazione che avemmo fu che questo veniva fatto per abituare Gian a lasciarsi andare al disegno, dal momento che sarebbe in seguito intervenuto qualcuno che attraverso lui avrebbe prodotto dei disegni particolari. Ci venne inoltre suggerito di acquistare pastelli a olio e pastelli a cera e, allorché lo facemmo, Margeri, che nel frattempo si era presentata ufficialmente, si divertì a disegnare producendo disegni di vario tipo, dai volti eseguiti con pastelli a olio e poi resi vivi, sfumando i colori con le dita, ai corpi tracciati a pennarello, da figure emblematiche di donne viste di spalla, a disegni dove il colore era l'effetto visivo predominante, ad esempio il fiore o il calamaio che riportiamo di seguito, da paesaggi stranissimi a particolari come la finestra di chiesa che chiude la selezione di disegni che vi presentiamo. Continua.